Siamo arrivati a Aiutaiwa. Impareremo mai e Fabio a pronunciarlo? No. Comunque siamo appena arrivati. Si parte. L'immensità, la bellezza di questo Buddha che prende il sole. Fa caldo. No. Sto solo su da 7 camicie. Amore.
ma diciamo che più che caldo c'è umidità. Beh, ci saranno anche 35 gradi comunque. Ci saranno 35 gradi. Così a occhio e croce. Infatti pensavamo che ci fosse meno caldo perché doveva essere in teoria la stagione dell'inverno, ma la temperatura, soprattutto adesso che è tipo verso mezzogiorno, è pazzesca. Di mattina c'è sempre nuvolo. Di mattina c'è nuvolo. Se volete venire in questo periodo vi do le dritte. Di mattina c'è nuvolo fino alle 8-9 di mattina. Poi inizia ad aprirsi, a mezzogiorno si schiatta e rimane così fino alle 5. E dalle 5 e mezza a 6 inizia a calare il sole. Wow, guarda, c'è il giardino. Adesso che prima ci ha fregato in qualche modo, perché ci ha portato in un posto dove c'erano, per visitare un pezzo di questa cittadina, dovevi praticamente salire in groppa ad un elefante e poi passavi, vedevi degli animali, degli spettacoli con degli animali. Quel posto dove ci siamo stati portati oggi era lampante il fatto che gli animali venissero sfruttati e fossero da esposizione, fra virgolette, come negli zoo e negli zoo. E dato che a me Fabio questa cosa non piace per niente, non ci è mai piaciuta, e se possiamo la evitiamo. Ci siamo abbastanza alterati con il taxista e gli abbiamo detto che noi queste cose non le volevamo fare. Probabilmente lui, come la maggior parte dei taxisti, prendeva una percentuale se ci portava in quella zona, perché comunque tra l'altro costava tipo 50 euro farlo a testa, giusto? Cosa costava? 50 euro? Sì, circa da un'ora sui 45. Ecco, era un giro di un'ora dove vedevi coccodrilli, gli animali. La tipa che insisteva, si pressava. Sì, no, è stato brutto, anche perché poi vedevi gli animali che litigavano tra di loro. Cioè, qua i cani sono tutti ultra pacifici, li vedi che sono ultra tutti tranquilli. Là c'erano due che si stavano scannando. E là c'erano due cani che si stavano prendendo proprio al gozzo. Cioè, io ero scioccata, Fabio era scioccato e abbiamo detto assolutamente no. E niente, quando arriviamo poi vi facciamo vedere il resto. Siamo tornati. Come avevo previsto, non c'era nient'altro da andare a vedere, quindi siamo tornati subito in albergo. Poi siamo andati un attimo in piscina. E adesso andiamo a chiedere giù se ci possono stampare il boarding pass e se possiamo prenotare anche la navetta che ci porta giù un po' prima, perché ci hanno chiamato e pensavamo di andare per le 10, però dato che abbiamo l'aereo all'1 magari prenotiamo un po' prima. E basta, poi andiamo a cena qua stasera perché siamo veramente distrutti. E un po' cotti. Siamo un po' cotti e domani mattina dobbiamo andare via, quindi... volevamo non star lì a dover cercare un altro posto e basta, e poi andiamo a nonna. Buongiorno mondo! Oggi è l'ultimo giorno a Bangkok e devo dire che un po' mi dispiace, anche perché a me Bangkok piace sempre tantissimo. So di avervelo detto e stradetto in questi giorni, in questi vlog, però veramente ogni volta che vengo qua mi sembra di essere a casa, sto proprio bene, mi piace l'atmosfera che c'è, l'energia che c'è, mi piace Bangkok, mi è sempre piaciuta tantissimo. E la cosa che mi stupisce ogni volta è che ogni volta che siamo qua vorrei stare di più, cioè 3 giorni e a volte non mi bastano, non so come spiegare. Però oggi è una giornata positivissima perché partiamo, andiamo a Phuket e non vediamo l'ora, perché vogliamo fare un sacco di cose là. Era da 2 anni che volevamo andare a Phuket,
perché il primo anno del matrimonio ci siamo sposati a giugno e quindi non siamo riusciti ad andare. Siamo andati da tutt'altra parte, cioè a Koh Samui. Noi andremo in una zona ultra trafficata, ultra incasinata, che è Patong. L'idea iniziale non era di andare assolutamente lì, perché non ci piace mai andare in dei posti, e non siamo mai andati in dei posti dove c'era troppo casino, dove diciamo troppo turistici, non ci è mai piaciuto. Però, dato che comunque era uno dei pochi punti dove avevamo tutto a disposizione nel caso se stavamo male, nel caso avessimo avuto problemi, avevamo tutto lì, e anche per le escursioni era un punto molto favorevole, abbiamo deciso di andare lì e vabbè, per quest'anno va così. E niente, Fabio adesso non c'è perché è andato a prendere i soldi, è andato a cambiare altri soldi, perché così insomma quando arriviamo lì magari qua il cambio è un pochino più favorevole, dato che ci hanno detto che comunque a Phuket la vita è un attimino più cara rispetto a qua. 5 minuti scendiamo, che ci viene a prendere la navetta e poi partiamo. E ci vediamo direttamente a Phuket. Let's run away, far away. Let's do something we won't forget. Siamo arrivati. Il traffico di Phuket, oh mamma. Ora Sari. Devini, hai caldo adesso? Caldo. Oh, guarda che carino. Wow. Siamo arrivati da pochissimo. Patong è un vero casino, non sto scherzando, è un casino bestiale. Noi non ci aspettavamo così. Cioè, sapevamo che era un casino, ma è come dire riccione. Per noi è amplificato alla decima potenza, comunque per adesso ci piace, anche perché tutto qua è comodo. Poi ovviamente noi, conoscendoci, evaderemo con le escursioni il più possibile quando ci sarà bel tempo per andare nella natura. E basta, niente, per il momento vi salutiamo e ci vediamo dopo. Adesso vi facciamo vedere la nuova stanza del nostro albergo a Patong Beach. E ovviamente questa stanza l'ho prenotata io tramite internet. E Fabio è molto contento. La prima cosa carina è questa. Praticamente ci sono i vari cartellini. Qua ad esempio c'è scritto: sono a casa, per piacere non pulitemi la stanza. Sono un tipo a cui piace la pulizia, quindi è per rifare la stanza. No vabbè ragazzi, insomma non sto qua a leggerveli tutti, però veramente ce ne sono tantissimi e sono uno più simpatici dell'altro, quindi fantastico, cioè già solo questa è una premessa ottima. Poi vi faccio vedere la stanza. Qua c'è il bagno, e il bagno è molto carino. Qui c'è il bidet, no, qua c'è il water, scusate, che una cosa molto intelligente che io non avevo quasi mai trovato sono questi, le sanitary bag, per chi come me di solito in viaggio ovviamente al ciclo. E quindi qua potete riporre appunto gli assorbenti, secondo me è molto igienico, molto intelligente da parte di un hotel metterli. Poi qua c'è uno specchio meraviglioso. Qua, vi assicuro, appena entrati l'abbiamo sentito subito, c'è un diffusore con una fragranza. Non ho ben ancora capito che fragranza è. Secondo te che fragranza è, Fabio? È tipo lemongrass. È tipo lemongrass, sì. Tra lemongrass e eucalipto. Penso che sia eucalipto. È buonissimo. Quindi ha diffuso in tutta la camera un profumo di eucalipto. Una cosa meravigliosa. Vabbè. Qua c'è il lavandino. Qua c'è una delle cose più belle in assoluto, a parte le due bottigliette d'acqua in offerta. Qua ci sono. Sì, perché c'è stato vivamente raccomandato, quando siamo entrati c'è scritto proprio all'entrata, di non utilizzare mai per lavarsi i denti l'acqua del rubinetto per non star male. Quindi di utilizzare sempre le bottigliette che ci vengono date in dotazione. E questa è un'altra cosa molto intelligente, il fatto che te lo vengano a dire insomma nell'albergo. Comunque ci sono i due bicchierini da utilizzare, le due salviettine appunto per pulirsi il viso. E poi ci sono, vabbè, la saponetta, questa qua. Poi ci hanno dato questa bellissima pochettina, e dentro la pochettina c'è, e io non l'avevo mai trovata, una spugnetta naturale da usare tipo per farsi lo scrub. Cioè, ditemi quanto è figa questa cosa. Vabbè.
Poi qua ci sono, dunque, apriamoli perché in realtà prima non li ho aperti. Sì, Fabio. Fabio che sta tentando le luci. Ok. Ah, i cotton fioc e questo non so bene. Vabbè, comunque sono cotton fioc. Poi vediamo. Altra. Oh! Mi dispiace romperle. Non vorrei. Ok. Altri cotton fioc, praticamente cotton fioc a manetta. Questa penso che sia la classica cuffietta. E poi qua ci sono vari prodotti. Allora, questo, vediamo se la fotocamera lo inquadra. È una lozione per il corpo al cocco. Quindi una figata, al cocco, all'olio di jojoba e all'olio di macadamia. Cioè, buonissimo. Poi ci hanno dato due cose di olio. E qua c'è lo shampoo, sempre al cocco. Vabbè, sotto c'è il tappetino. Questa è la immensa e bellissima doccia, stupenda. E anche qua praticamente ci hanno lasciato i teli. E la cosa carinissima è che puoi decidere tu se far vedere o meno mentre ti stai lavando al tuo partner. Esatto, così puoi chiudere se vuoi un po' più di privacy. Se no apri. Poi questo armadio favoloso, dentro ci hanno lasciato, in caso di pioggia, speriamo di non doverlo mai utilizzare, l'ombrello, le meravigliose infradito. Altro pezzo di armadio, c'è la cassaforte. E poi dentro, adesso non si vede perché Fabio ha già messo le sue cose, però ci avevano messo i sacchettini per la lavanderia se vogliamo lavare qualcosa. Qui c'è un altro maxi specchio. Questa sono io con lo sgabellino. E la cosa bella dello specchio è che si accende la luce. E luce fu! Poi, bellissima cosa, ci hanno lasciato la borsa con dentro i teli mare, no, che in realtà sono, dobbiamo chiedere se possiamo portarli al mare, comunque sono i teli per la piscina. E poi ci hanno lasciato una cosa fighissima, che sono queste, che sono le stuoiette, che di solito si usano in spiaggia, perché non so se lo sapete, ma adesso in Thailandia c'è il divieto di noleggio di ombrelloni e lettini, quindi adesso si usano queste stuoiette. Infatti volevamo chiedergli se potevamo poi portarcene magari giù, perché insomma sarebbero comode, o se no altrimenti le andiamo a cercare e gli chiediamo dove possiamo comprarle. Poi ci hanno messo questo portavaligia carinissimo, però ovviamente ci sta solo la valigia di Fabio, quindi la mia è lì. La televisione gigantesca, che abbiamo visto, tra l'altro è stupenda perché possiamo noleggiare i DVD, ma non so se lo faremo. Questo meraviglioso letto con le lucine sopra, così meraviglioso. È bello grande anche questo, sempre king size come l'altro, vero Fabio? È un bel king size, quindi a noi ci piace da morire. Poi mi piacciono da morire questi cuscini, tutti decorati, guardate che carini che sono. Poi qua c'è il mini bar, che noi per fortuna abbiamo rifornito tutti i giorni. Cioè, adesso vi faccio vedere. Allora, ci sono dentro il mini bar le loro bellissime birre, e buonissime birre. Fabio dice sempre che sono strabuone queste birre, quindi io mi fido di lui. Le Pepsi, perché voi dovete sapere che in realtà qua in Thailandia più che andare la Coca va la Pepsi. Sono queste bibite stranissime, tipo questa è al gusto fragola, quindi abbastanza particolare, e questa penso che sia l'arancia, sì, orange arancia, è al gusto arancia. E poi ci hanno lasciato gli Oreo, buonissimi, infatti mi sa che... Ah, e poi ovviamente l'acqua qua. Mi sa che gli Oreo finiranno molto presto. Qui abbiamo tutto il necessario per preparare delle tisane in casa. E la parte più bella in assoluto è questa. Adesso ve la faccio vedere perché io quando l'ho vista... Ah no, aspettate. Praticamente abbiamo... come balconcino. Allora qua c'è quello per stendere i panni, che è comodissimo, ve l'assicuro. Poi qua abbiamo come balconcino praticamente un letto a baldacchino.
con la zanzariera da poter tirare giù. Cioè, guardate quanto è carino. E poi praticamente da qua questa è la visuale della camera. Cioè, scusate, questa è la visuale della camera. Non so se rendo l'idea. Niente ragazzi, io direi che per adesso è tutto. Vi abbiamo fatto vedere la nostra stanza. Fabio è molto contento di quello che ho fatto, devo dire. È molto contento perché questo viaggio, non so se ve l'avevo detto, ma anche se non, se non ve l'ho detto prima, ve lo dico adesso, l'ho organizzato interamente io. Non abbiamo usato agenzia viaggi, ho prenotato io i voli, ho prenotato io gli alberghi, ho prenotato io i trasferimenti, quindi sono molto soddisfatta perché veramente abbiamo risparmiato tantissimo, non sto scherzando, abbiamo risparmiato quasi la metà rispetto al preventivo che ci avevano fatto le agenzie e devo dire che sono stata brava. To hold on, so gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fun land. I don't ever want to leave. I'm in a tropic club. La Chiara mi trasporta. Mi sono morto. Non riesco. Io. Pazzo! Lei non riesce, però io sì, eh? Oh,
po' qua in piscina a riposarci. La piscina è bellissima. Noi per il momento vi salutiamo. Penso che finiremo qua il vlog perché stasera avremo un sacco di cose da fare, quindi non vloggeremo. Fabietto saluta. Ci vediamo al prossimo vlog. Ciao.